capisce le vostre domande in italiano, risponderà in inglese e tradurrò poi io le sue risposte. Prego, per chi vuole essere iniziato. Sono stanco, 12 TV Parma, Alberto Ruvolotto, è una vittoria che serve per salutare bene i tifosi che sono arrivati fin qui, anche per lasciare un buon ricordo di questo campionato che è certamente deludente. Yes, this win is for our fans. They come here and to be with us this long trip. I want to thank them because of this, and we wanted to finish this season with this win. We are sad that we wasn't in playoff, but we need to see what was the problem this year and try to change the things in next year. Sì, questa vittoria ovviamente per i tifosi, soprattutto quelli che sono venuti fino a qui, hanno fatto un lungo viaggio come noi, è una vittoria che dedichiamo assolutamente a loro. Ovviamente vogliamo finire bene questa stagione, purtroppo siamo noi i primi a essere delusi per non essere arrivati ai playoff, però ora c'è da guardare quello che non ha funzionato quest'anno e scendere in campo al meglio per la prossima stagione. Una seconda domanda per me. Tu sei il giocatore che ha fatto più presenze col Parma quest'anno, termina con più presenze. Ti chiedo un bilancio della tua stagione. You know, I think this is not close to my best. I'm not happy with this season. Some games was good, but I'm not happy and I need to improve a lot of things and adapt all'Italian football. Ecco, secondo me non mi sono avvicinato a quello che è il mio punto più alto, il mio livello più alto, e non sono contento e soddisfatto di questa stagione. In alcune gare ho giocato sicuramente molto bene, in altre meno. Secondo me devo continuare ad adattarmi a quello che è il campionato italiano. So io. Ciao Stanco, Nicola Pasta, tutto mercato web, palmarai.com. E mi lego alla risposta che hai appena dato. Hai detto che ti devi adattare un po' meglio al calcio italiano. Quali sono state le difficoltà maggiori in questa tua prima stagione in Italia? For me, I think tactically, and with this new coach, improved a lot. I learned a lot of things, and I think I have a lot new things to learn. But I learned a lot from this coach, and I appreciate it. Appreciate to him. Le mie difficoltà sono state più che altro tattiche, però devo anche dire che da quando è arrivato Mister Iachini ho imparato tantissimo sotto questo aspetto. Non credo che lo dica perché qua dietro la porta lo dice perché lo pensa. E quindi ecco, molto contento, apprezza molto e ringrazia molto il Mister per tutto il lavoro che ha fatto per migliorare, soprattutto dal punto di vista tattico. Altre domande? Ok, grazie a tutti. Grazie.